Bella B. Bella G. Oggi ti porto una citazione di una ragazza che ho conosciuto in campo pratica a Salice Terme e che mi ha fatto un'analogia interessantissima tra il golf e un bell'uomo. Perché lei mi diceva: sai Gigi, io credo che se le donne capissero che cos'è il golf, ci giocherebbero molto più volentieri. Perché in fondo noi siamo sempre attratte, io parlo perché me l'hanno raccontato. Bello, visto che si è messa nel noi donne, vai pure. Gigia. Perché noi donne siamo attratte dall'uomo, bello è impossibile. E il golf è un po' così, cioè ti fa credere di poterlo avere, però poi nella realtà è sempre sfuggente, perché intendeva principalmente il bel colpo, il colpo preso bene. Ti sembra sempre di poterlo padroneggiare, di averlo lì, di poterlo richiamare quando vuoi, e poi nella realtà non è così. E poi è lì, è affascinante, ammaliante, seducente. Il bel colpo ti guarda con occhi, per dire, avvicinati che sono tutto tuo, e poi... È il classico, ho capito tutto. Esatto. Classico, nel golf ho capito tutto, e poi non hai capito un cavolo, perché il colpo dopo è una fetenzia. Quindi vai lì, ci provi, riesci anche a uscirci insieme una volta, ti offre la cena, sembra la... Magari fai i famosi 40 punti in Stableford, giochi sotto e poi il giorno dopo non ti chiama più. Guarda, a me ha fatto scompisciare, perché effettivamente noi pensiamo sempre l'analogia classica del golf, ne parleremo in un altro video, è quella tra il golf e donna, perché effettivamente un po', diciamocelo, il golf è donna. Ma dal loro punto di vista, ovvero quello delle donne, non so, ditecelo nei commenti, fateci sapere. Donne, scriveteci. È arrivato l'arrotino. Anche lui molto affascinante. Ah, affascinante la rotina con la sua ape cross. Che però comunque, certo, gli lì. Attività propria. Attività impropria, businessman. Mi ha lasciato veramente un po' così, ridevo sotto i boffi. Perché tutto sommato ha centrato un pochino quello che di solito diciamo noi uomini, paragonandolo invece a una donna, il golf. E lei me l'ha rigirato come un calzino. Donne all'ascolto. Che ce ne sono pochissime, tra l'altro. Sì, perché adesso ho scoperto che ci danno i dati degli uomini e delle donne che ci seguono. 97% siete ometti, perché palesemente siamo talmente cessi che le donne, anche quelle interessate, scappano a gambe levate. Vabbè. Neanche mia moglie guarda più i video. Franci, almeno tu. Le sorelle? Neanche mia sorella golf. Mamme? Ma forse mia madre guarda. E abbiamo altre donne. Yes. Ma secondo me la statistica è falsata, perché lo guardano con l'account del marito. Cioè, fatevi un account. E iscrivetevi al nostro canale, che così. Beh, donne, fateci sapere qui sotto nei commenti. E ci sta!